questo, per esempio, vuol dire allora anche un rapporto con le università, con chi per esempio l'economia la pensa. Poveracci, vanno aiutati. Non mica solo nel senso arrivano loro e vi fanno la conferenza, al contrario, cioè loro devono essere guariti dall'idea che esiste solo questo mercato, quella è la realtà per loro. Se tu gli dici che c'è un'alternativa, ti dicono tu non c'hai il principio di realtà, minimo ti dicono tu sei infantile. Perché noi usiamo infantile come un insulto, no? I bambini per noi sono una misura di disprezzo, allora sei infantile. Bisogna invece aprire gli occhi agli economisti, riumanizzarli, rimetterli nel circuito sociale, in modo che quelle conoscenze, quelle competenze sono indispensabili. Cioè l'esperienza del commercio equo e solidale deve diventare pensiero, deve diventare una cultura che apre una strada alternativa, non può essere solo un'esperienza di pratiche. Ho capito che sono pratiche, senza le pratiche non c'è pensiero nuovo, ma figurarsi, mica dovete fare filosofia. Però poi quelle pratiche generando un altro sguardo e poi devono poter diventare cultura. E senza un apporto di conoscenza, senza un'interazione tra pratiche e conoscenza, anche scientifica, anche specializzata, il commercio equo e solidale non promuove una cultura di un'altra economia. Resta una pratica dentro una cultura ostile a quella pratica.